Ancora in diretta in nostra compagnia, adesso presentiamo un libro che è al confine tra letteratura e sociale, tra poco vedremo perché, coinvolge diversi attori, la società civile, attraverso delle iniziative promosse per le donne, per i più giovani, insomma un evento importantissimo di cui soprattutto parleremo tra pochissimo. Intanto cominciamo dal libro, il libro che parla di amore, di solidarietà, di passione, di valori veri della natura umana. Si chiama Profumo di Gelsomino, l'autrice è qui accomodata al mio fianco, Gabriella Giglio, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno. Allora Gabriella, io comincerei con così lo sviscerare l'anima di questo libro, partendo proprio da questi fiori di gelsomino che troviamo in copertina, che abbiamo sicuramente in sovrimpressione, per poi passare a quello che è un aspetto solidale che in qualche modo la stesura dell'opera comunica alle masse. Allora, il profumo di gelsomino prende spunto da un gelsomino che è nel giardino di casa mia e che mi ha dato lo spunto per raccontare questa storia. Questa è la seconda puntata di una storia d'amore tra Sofia e Roberto, che sono due persone grandi, si sono incontrate, innamorate. E il profumo di gelsomino mi dà l'idea della nostalgia ma anche della speranza. È un profumo che avvolge la primavera, la rinascita e dà loro la speranza per andare avanti. Si diceva di solidarietà, sì, perché Sofia, la protagonista, affronta il tema della famiglia allargata, quindi un amore che diventa grande, si moltiplica. Io nella mia vita personale non lo conosco questo problema, ma l'ho visto in tanti amici, in tante situazioni attorno a me, e allora ho cercato di affrontarlo nella maniera più confortevole possibile, più allargata possibile, e anche perché dare Sofia il senso della solidarietà. Si parlava prima di solidarietà perché i miei diritti d'autore di questo libro andranno a favore della Fondazione Giglio, che è la fondazione testata Enzo e Lia Giglio a nome dei miei genitori, che si occupa dei minori a Napoli. Ci arriveremo tra un attimo, nel frattempo colpisce quello che tu dici, cioè questo concetto di famiglia allargata, di questo amore moltiplicato. Qualcuno sì. Pensa che magari, restando un po' ancorato al concetto di famiglia tradizionale, quella allargata possa essere un arrangiamento della precedente. In realtà no, perché si tratta appunto di aprire, no, le maglie. Sofia e Roberto si trovano da grandi e poi diventano tradizionalissimi. Dal pranzo della domenica con la parmigiana di melanzane, lui che va a prendere la torta di cioccolato per la prima figlia Isabella di Sofia, sono una famiglia tradizionalissima, con però un numero maggiore di figli, un numero maggiore di nonni, un numero maggiore di amici, ma assolutamente con lo stesso amore e la stessa dedizione che avrebbero potuto avere se fossero stati al primo matrimonio. Gabriella, perché la scelta di rappresentare questo sentimento con la tua opera, per quello che scrivi? Perché questa scelta? Perché, al di là di quello che traduce attraverso il tuo outfit di oggi, che richiama naturalmente la primavera che stiamo vivendo, un po' a fasi alterne per la verità, però... Ma ce la portiamo dentro. Esatto, speriamo che sia di buon auspicio. Ecco, perché questa scelta? La scelta perché io ho incontrato questi personaggi. Quando lo sentivo raccontare agli scrittori che io definisco veri, pensavo che fosse una boutade, invece no, è vero, i personaggi ti vengono a trovare. Dall'ispirazione di una canzone di Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore, e altre, avere visto, incontrato amici che si sono scelti da grandi, io ho incontrato Sofia e Roberto, che non esistono nella realtà, ma nel mio cuore sì, e quindi mi è venuta voglia di raccontarli e ci ho provato e poi è andata bene. Treves, il mio editore, mi ha dato fiducia e quindi eccoci qua. Ed eccoci qua, peraltro è un po' un sequel di Un anno di noi, no? Sì, quindi... è un sequel di Anno di noi, può essere letto come un libro a sé stante, ma è un sequel e speriamo continui, perché questi continuano a raccontarmi. Prego, non ci sono solo Sofia e Roberto nel libro, ci sono anche tanti altri personaggi. Intanto c'è qualcosa di bello che è un libro cartaceo, che sì. Oggi insomma si sta un po' perdendo. È un libro vero. Ecco, un libro vero. Che cosa si sta perdendo oggi dei rapporti? Tu che ne sei così interessata, che le senti proprio in maniera così sensibile, epidermica quasi, sì, no? Che cosa si perde dei rapporti oggi interpersonali che poi spingono gli scrittori a rappresentare un ritrovarsi insieme dal punto di vista proprio umano? Io trovo che purtroppo nella realtà si siano diventati un po' pigri, che è vero che i social e Sofia e Roberto ne fanno grande uso perché iniziano a corteggiarsi attraverso i messaggi, però poi alla fine si diventa pigri e non si tende la mano verso l'altro che può essere l'amica, l'amico, il fratello, la sorella.
E quello che caratterizza Sofia, che poi è una donna normalissima con difetti comuni, è che lei però questa pigrizia non l'ha e tende la mano verso l'alto, tende l'ascolto, si interessa. Tu parli di pigrizia e non di magari timidezza e anche una tendenza che un po' si perde, perché naturalmente certo, se quando non poi si dopo parla non poco lo fai, smette, ecco, sì, appunto. Non lo fai, lo fai meno, ci vuole sempre che qualcuno tenda la mano. Poi quando la tendi ne trovi tante. Ne trovi tante a raccoglierti. Allora, c'è un importante evento, anticipavamo così in apertura, presso il Teatro Diana, un evento benefico, con la disponibilità, lo avevamo detto, di tanti artisti, Cristina Donadio, Eugenio Rivieccio, Maurizio De Giovanni, grande scrittore, Marco Zurzolo, per cercare in qualche modo di promuovere una iniziativa sociale. Un'iniziativa sociale. Nel campo della ristorazione. Allora, prima sentivo parlare di carcere e ritorniamo anche in questo caso. Da un incontro fortuito con Gianluca Guida, il direttore dell'Istituto Penitenziario di Minorile di Napoli, e con De Gennaro Pagano, che è un sacerdote, loro hanno avuto l'idea del dopo. Perché il problema dei ragazzi quando escono dall'ISIDA è il dopo. Allora abbiamo avuto l'idea la ricollocazione per evitare che ritornino nella situazione precedente e così per non ritornare nella possibilità di delinquere. Verrà costituito un ristorante con annesso servizio di catering a Quarto, che quindi potrà servire sia lì sia poter servire le persone casa a Napoli. Papa Francesco, da casa Papa Francesco tenuta da Don Gennaro Pagano, e la Fondazione Giglio con questo spettacolo, grazie alla generosità del Teatro Diana e tutti quegli artisti di Serena Albano che condurrà, e altri artisti. Stasera ci sarà questo spettacolo, i biglietti si possono ancora trovare, qualcosa al Teatro Diana, al botteghino, verrà raccolto il ricavato e dato per la costituzione, si avvia questo progetto. Perché questi progetti così importanti devono sempre essere anticipati dalla società civile? C'è qualcosa che manca tra le istituzioni secondo te? Perché c'è bisogno, naturalmente, questo è un caso estremo, di persone che escono dal carcere, ma anche, non so, per esempio, persone che si drogavano e poi hanno bisogno di ritornare a lavorare. Ci sono tanti ragazzi che verranno aiutati. Pochi progetti, che quando si entra, io non appartengo al mondo istituzionale, però vedo che nelle istituzioni poi ci sono tante maglie in cui le cose si perdono, tanti meccanismi farraginosi. La società civile può agire direttamente e non solo con il soldo che tu dai, ma anche con movimentare l'opinione pubblica, perché questi ragazzi, noi abbiamo bisogno di capire che se salviamo questi ragazzi, se diamo una possibilità di futuro a questi ragazzi, avremo tolto dalla strada lo scippatore, ma quindi anche lo scippatore e il motorino di nostro figlio, avremo fatto del bene a loro e a noi. Sicuramente si riflette su ognuno di noi. È importante, ti chiedo, anche la presenza di personaggi famosi, penso a Cristina Donadio che abbiamo appena citato, ma anche Gino Rivieccio, sì, insomma, personaggi che la gente riconosce. Assolutamente, si servono innanzitutto per chiamare il pubblico, e poi loro sono tutte persone, hai citato Cristina che è una mia grandissima amica, persone che hanno una tale profondità e umanità loro. Sì, l'abbiamo conosciuta anche qui. Marco Zurzo, Maurizio Giovanni, sono delle persone che ti danno una tale spirito di solidarietà che tu dici allora il progetto è vero. Allora è una realtà in cui vale credere. Naturalmente dopo l'evento bisogna in qualche modo cercare di continuare. L'evento è il primo step. Dopo la Fondazione Enzo Elia Giglio, insieme anche allo studio Magri che supporta questo progetto, continueremo a occuparcene, no? Sarà praticamente stasera la prima puntata di una lunga serie. In questo senso la cultura e la letteratura in particolare possono dire la loro, e con forza. Sì, assolutamente. Bisogna che chi è stato fortunato, chi ha possibilità di riflettere, di dire la sua, la dica e sia propositivo, io trovo. Anche io, siamo d'accordo. Gabriella Giglio con Profumo di gelsomino, io già lo sento nell'aria, ma possiamo sentirlo attraverso le pagine di questo libro in una grande sinestesia promossa in favore ovviamente di chi ha più bisogno di noi, certamente. Grazie ancora. Grazie. Pubblicità, poi di nuovo insieme.